Simone Micheli, il design etico quest'anno? Sì, fra le tante cose fatte al Salone, quella alla quale tengo di più per questioni emotive è l'installazione fatta al mio studio in Ventura. È un'installazione etica perché 11 aziende di bellissimo calibro hanno realizzato dei prototipi che abbiamo presentato in studio che diverranno pezzi reali di arredo urbano donati alla città di Viareggio. Quindi è un modo per non disperdere energie durante il salone, tutti fuori salone, tutte le aziende spendono centinaia di migliaia di euro per allestimenti, prodotti, storie che poi si fermano. Invece questa iniziativa è interessante perché è etica in questo caso, cioè i soldi spesi dalle aziende diverranno opera reale, opera permanente donata a una città, quindi un seme di positività in questo mondo che sembra vada alla rovescia, ma se ognuno di noi si mettesse in gioco per costruire delle storie come questa, il nostro mondo probabilmente inizierebbe a essere diverso. Sembra un'ottima filosofia. Sì, poi sai, non è l'unica verità possibile, però chiaramente facevamo due battute prima della nostra chiacchierata sulla situazione della fiera e ci sono delle strade che esprimono positività, meraviglia, volontà di procedere a passo svelto verso l'estero, verso una riappropriazione di schemi produttivi o propositivi italiani, altri meno. È una scommessa col futuro che abbiamo, ma per Simone Micheli il futuro deve essere etico, compatibile e intelligente. Una provocazione per cui magari poi la tagliamo. Ho iniziato con Karim Rashid il primo giorno, chiudo con Simone Micheli, tutti e due ottimismo. Beh, io sono un ottimista per natura. Dico, adesso in questo mondo che va alla rovescia, io sto andando molto meglio di prima. Abbiamo lavori dalla Russia, a Singapore, alla Corea, a Dubai, in Libano. Portiamo fuori dall'Italia questo nostro spirito connesso all'italianità e io devo dire sono molto contento. È cambiato tutto, sta cambiando, quindi la dimensione del lusso esasperato, e ti parlo di lusso non solo come opulenza ma come volontà di dar un nuovo senso alle sensazioni, costruire luoghi per valorizzare la vita dell'uomo, stanno sempre più prendendo campo in questa dimensione temporale. Noi nuotiamo in questo mare con grande positività e contentezza, per me è un momento meraviglioso.